Cari amici e soci della Sinfer, è con commozione che dal centro di Amatrice vi mando questa comunicazione per informarvi che la Sinfer è attiva da oggi, da ieri anzi, sui luoghi del terremoto. In giornata abbiamo avuto un incontro ad Ascoli con la direzione generale dell'ASL Ascolana e con i colleghi fisiatri. E adesso siamo venuti qui ad Amatrice, dove dovremo attivare i campi di accoglienza delle persone terremotate e andare a fare quello che occorre fare in questi settori, cioè non dimenticare le persone disabili nel pregresso e cercare di dar loro una assistenzialità che sia un pochettino di più e vada verso anche un discorso riattivativo e riabilitativo. Ed è questo che faremo nei prossimi giorni, andando nei singoli campi, e qui sono tantissimi in provincia di Rieti, in accordo con il dottor Pulcini, primario fisiatra di Rieti, per attivare quel tipo di riabilitazione, diciamo così, capillare a livello territoriale che dovrebbe, che sarà statisticamente provato in tutto il mondo utile per un miglioramento della qualità della vita delle persone che sono state colpite da questo drammatico evento. Inoltre ci sarà ad aiutare i colleghi dei luoghi del terremoto, quindi sia dalla parte marchigiana che della parte laziale, sul discorso della riabilitazione di coloro che sono rimasti feriti sotto le macerie. Per questo abbiamo attivato, oltre che una ventina di fisiatri che hanno dato la propria disponibilità ad essere presenti fisicamente sul luogo del terremoto, anche un folto gruppo di terapisti, grazie all'interessamento ad esempio di Guarda di Milano e di altri grossi istituti nazionali come il San Raffaele e il Santa Lucia e probabilmente anche qualche ASL romagnola, per riuscire ad aiutare questi nostri colleghi impegnati in un lavoro assolutamente immane e assolutamente difficile. Per cui questo è solo il primo dei report che spero di riuscire a farvi e a far fare anche da altri, dai luoghi del terremoto. Il bisogno c'è, la Sinfer è presente, cerchiamo di, col cuore, con le azioni e con le nostre mani, di dare una mano fattiva ai bisogni di questa popolazione.